E allora zitti, zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore buttarsi a capo fitto. E allora zitti, zitti, dritti verso il centro, non fuori, ma dentro, non rumore, ma silenzio. Beh, il resto ve lo risparmio, dai. No, no. Un pomeriggio uno di loro prese la chitarra, ma non stavamo facendo niente, non c'era pubblico, non era uno show. Si appoggiò per un attimo a un muretto, al muretto della fontana che c'era al centro del paese, e si mise a suonare in scioltezza, ma soltanto per provare, un rock and roll, credo che fosse Johnny B. Goode, una cosa veramente classica. Io ebbi un'illuminazione, perché immediatamente fui esposto alla verità del groove. Ha detto, detta così sembra che sono James Brown in un'intervista, no? Però io la sua mano ritmica, cioè la mano destra sulla chitarra, aveva una qualità nell'imporre il ritmo a quella cosa che improvvisamente mi fece vedere la musica in una prospettiva che non avevo mai considerato, cioè che fosse un trasporto, che fosse qualcosa di passionalmente identificabile, non razionalmente definibile. E questa cosa, in quel momento lì in cui ho capito questa cosa, ho anche capito che non ne avrei mai più potuto fare a meno. Quindi tutto quello che è venuto dopo è stato conseguente a una rivelazione che secondo me sarebbe comunque capitata in un altro momento, in un'altra forma, perché era lì che aspettava di venire fuori da dentro, perché è tutto dentro di noi.